altro dato interessante che la rilevazione PISA mette a disposizione, soprattutto per l'Italia, riguarda le differenze di genere, perché l'Italia sin dal 2012, che è il primo anno in cui si rilevano le competenze finanziarie, mostra differenze di genere che sono sempre a favore dei ragazzi. Quindi le ragazze non solo vanno meno bene dei ragazzi, ma riescono a raggiungere competenze elevate anche in misura minore. Le ragazze si distinguono però anche per altri aspetti che sono di tipo più individuale, si sentono meno autoefficaci nel confrontarsi con questioni finanziarie, e questa minore autoefficacia, diciamo che ricalca un po' anche la minore autoefficacia che le ragazze provano nei confronti della matematica e delle discipline che in generale vengono definite STEM, e che spesso nasce in ambito familiare, perché se analizziamo proprio anche le aspettative di carriera, diciamo che in famiglia si è più propensi a vedere il figlio maschio in professioni legate alla tecnologia, alle scienze, piuttosto che le ragazze. Le ragazze italiane hanno anche una minore autonomia di spesa rispetto ai ragazzi quando si tratta di dover superare una certa cifra, e quindi in misura maggiore chiedono il permesso ai genitori. E un dato interessante è che risultano meno incluse nel sistema finanziario, quindi meno dei ragazzi, in misura minore dei ragazzi, possiedono ad esempio un conto corrente postale, bancario, e hanno anche meno esperienza di acquisti online. Si rivolgono alla famiglia per avere informazioni, ma meno dei ragazzi parlano di argomenti strettamente economici.